Buongiorno ragazzi, siamo ancora qui ad Evora e guardate cosa sta facendo Fede. Che stai facendo? Si controlla il livello dell'olio, tutti i livelli del radiatore, perché è importante quando si viaggia tenere sott'occhio anche lo stato di efficienza del proprio mezzo. L'olio è perfetto. Esatto, bene. Anche le batterie ho controllato, okay. È perfettamente carica la meglio batteria. Così. Abbiamo dormito in quest'area camper, proprio vicino al centro di Evora, molto tranquilla, silenziosa, siamo stati bene. C'è fornita di scarico, carico acqua, tutto. Abbiamo già fatto tutti i servizi. Abbiamo lavato anche i piatti di ieri sera, perché ieri sera non avevamo avuto voglia, lo ammetto. In viaggio è così. Non sempre riusciamo a stare dietro alle faccende di casa nei tempi giusti, però vabbè. L'importante è fare i controlli, insomma, e i servizi quando ce n'è bisogno, soprattutto i controlli del mezzo, appunto. Ora mi pare che ci possiamo essere, no? Si riparte, giusto? Magari una pettinatina ci vorrebbe. I capelli per le donne è un problema in viaggio, perché non riesci molto a stargli dietro. Sia tinta, taglio, anche pettinatura stessa, vabbè. Però il bello del viaggio, donne mie che state all'ascolto, è anche questo. Prendere un po' la vita come viene, diciamo. Mi sono fatto la barba, sono tutto bellino pulito, liscissimo, meno male, perché sembrava un istricino. E niente ragazzi, dai, vi raccontiamo come va il prosieguo. Ora partiamo e dovremo entrare in Spagna oggi, perché siamo molto vicini al confine. Facciamo l'ultimo giro del portoghese e poi entriamo in Spagna. A più tardi. Sì, dovrebbe essere anche quelli. Questo è territorio. Sì, buona piana, vista che era. Solo un raio del sole. Cambia il tempo. Oggi è domenica e si va alla fiera. Ma che si trova sulla strada? Però è economico, sì. Senza diesel, no? E loro sono allineati già con le nuove direttive future, sì. Che toglieranno i mezzi a motore, benzina, eccetera, eccetera. Non lo so, ma tranquilli, vanno in città alla fiera, oggi è domenica. Può essere un'idea, no? Che ne pensate? E quindi se nel 2030 davvero levano i motori a benzina, diesel e quant'altro, loro sono avanti. Infatti. Della serie e tu già la carretta. On a clear day you can see forever. Bello questo. On a clear day you can see forever. Trust you and jump down. I'll keep my status quo up here. Won't let anybody come near. I'll fix it on my own. 29 years I've been the same. Trying so hard to run from shame. But how long can I keep up the pace? To fool myself, I don't need grace. Darkness around me and I don't.
together, afraid of the blame. 29 years I've been the same. Ma dove siamo qua? Siamo al Barra Jam de Alqueva, presumo si dica. Ovvero la diga di Alqueva. È una diga su questo lago, che è naturale il lago, al confine diciamo tra Portogallo e Spagna. E noi ad appassionati di tutto quello che è monumentale da vedere, ci siamo fermati. Ma c'è la scritta, c'è anche l'ombra della scritta sull'isolotto qui davanti. Questa scritta è bellissima, fantastica. E lì avete visto tutto il lago che si forma con la diga. Ora andiamo a vedere dal lato opposto il fiume che prosegue il suo corso. Qui c'è anche la centrale elettrica. Bello, questo lago. Però ora è giunto il momento di proseguire il nostro viaggio. Esatto. Dove andiamo? Non lo so. Risposta esatta. Proseguiamo il viaggio, seguite il video e lo scoprirete dove andremo. Castello. E tra poco ragazzi rientreremo in Spagna. Sì, ciao Portogallo. Salutiamo questa bellissima terra. Bellissima davvero. Merita veramente un giro il Portogallo. Ovviamente non è un addio, ma sono un arrivederci, perché sì. ci torneremo un giorno molto presto. Quindi proseguiamo e andiamo ad esplorare un altro po' di Spagna. Sì. Eccolo, questo. Ed eccoci al confine. Di qua siamo in Portogallo e di qua in Spagna. In Spagna, olè! 155 km da Siviglia. È cambiato anche l'asfalto, è molto migliore. Siamo in Andalusia. Andalusia, provincia di Huelva. Olè! E ora che siamo entrati in Spagna, poi andremo a fare anche il pieno, perché qui costa molto, ma molto meno. Decisamente. In Portogallo, se entrate in Portogallo, entrate a serbatoio pieno. Sì, perché costa più che in Italia tra un po'. Rispetto alla Spagna, sì. Sì. E niente, proseguiamo il nostro viaje. Sì. Siamo appena entrati in Spagna, tipo 500 metri fa, e abbiamo trovato una pesa pubblica. E quindi che facciamo? Non ne approfittiamo? Ora andiamo subito a vedere quanto costa e come funziona. Abbiamo parcheggiato sulla pedana, vedete, qui c'è la pedana e qui c'è la macchinetta. Andiamo un po'. 3 euro, chiede 3 euro, allora inseriamo 3 euro e facciamo la pesa. Con 3 euro, cioè, vale la pena, almeno ci rendiamo conto del nostro peso. Quindi 1 euro, perché di fatto non l'abbiamo mai pesato. Io almeno sappiamo anche quanto possiamo spingerci oltre. 3 euro. Kg, 3020. Quindi come si fa ad avere la ricevuta? Erogare ticket. No, eccolo qua. Ma non stampa niente. Però diceva 3020. Parecchio che stampa. Comunque sono 3020 e quindi questo ci basta. Abbiamo 500 kg di margine.
pesato 3 euro. Ah. Però la macchinetta non ha stampato niente. Non ha finito l'inchiostro. No. Però io l'ho vista a monitor, diceva 3020 o 3050, 3020 mi sembra. 3020. 3020 abbiamo 500 kg di margine. Sono 3 quintali e mezzo, infatti. Sì, consideriamo che siamo belli carichi, insomma, di acqua, di roba varia. Certo che questi mezzi... No, 35 quintali, ho detto. Sì, 35, volata. Abbiamo 500 kg di margine. E quindi... Dai, vabbè. Sì, ma i camper in genere sono sempre al limite, sempre. Sì, però insomma siamo messi bene, cioè considera, non abbiamo serbatoio dell'acqua pieno, però insomma vabbè. Però era giusto e doveroso capire i nostri limiti. Allora, bene. Ripartiamo e proseguiamo per la Spagna. Ripartiamo attraversando questo paesino molto bellino e seguiamo e andiamo alla volta di Huelva. Che dire, per essere il 12 dicembre, 18 gradi, tanta roba, maglietta, maniche, cioè, ma poi dovete sentire che caldo qua dentro, non potete capire, è in maglietta anche Marta. Questa maglietta io è fatta. Che in genere è freddolosa, tanta robina. Che paesaggio, ora 19 gradi e fuori un paesaggio da paura. Guardate questa rotonda, che spettacolo, c'è un treno sopra. Questa glorieta. Bellissimo. Dorato, vedi? 69. Dove si va? Qui a destra. Andiamo qui a destra, così andiamo a mangiare. Ci si ferma un attimino, cerca un parcheggino e si mangia. Un caffè dopo il pranzo e si riparte. Ora ancora, non siamo stati là però. Sì. Ragazzi, guardate dove siamo arrivati. Siamo arrivati in un campo indiano. Sono tutti tipi. No, è un tribal. Un biovillaggio, diciamo. Un biovillaggio, sì. Sì. Ci piace molto perché c'è un'atmosfera molto tranquilla, con le tende. Vedete, ci sono tutti i vari campeggiatori. E si guarda la luce del tramonto che va giù. Thank you.
praticamente siamo in una tribù di indiani. Bellissimo, spettacolare. Indovinate un po', siamo di nuovo a cena, perché d'altra parte il fisico ha bisogno anche lui di carburante. Certo. Niente, siamo venuti in questa oasi di pace, un posto un po' hippie, però sì, molto bello, però silenzioso, bello, rilassante, a parte il cane che ogni tanto... A noi ci piacciono questi posti. Sì, veramente in pace con la natura. Pace con la natura. Persone accoglienti, è stata una bella accoglienza, ci siamo fatti una bella doccia calda, ci voleva, eh? Sì. E ora ci facciamo una bella cena, cibo per il corpo. Una cena molto in tema, anche in linea anche col posto, perché questo è un luogo bio, sì sì, molto incentrato sui prodotti locali. C'hanno un orto, fanno tutto da per con, conto le loro risorse, con le loro, sì, risorse. Sì, sì, sono... si sostentano, recuperano le acque piovane per annaffiare, insomma è un luogo interessante. Considerate, a dicembre ci siamo fatti una doccia all'aperto. Sì, sì, hanno dei box di legno, diciamo così, con l'acqua calda, con le pannelli solari, caldissima, ovviamente. Caldissima, molto rigenerante. Però veramente, per gli amanti di questo genere di posti, di avventure, è molto consigliato. Poi se siete interessati ci scrivete e vi diamo il contatto del posto. C'hanno tutti i tipi, volendo potete dormire anche in un in classico tipi indiano, oppure in, sì, una tenda. Oppure campeggiare con il vostro van e il vostro camper. Sì, sono molto, come ho detto, molto accoglienti. Insomma, la ragazza ci è venuta incontro, è stata molto carina. Se volete, potete, prenotando ovviamente, cenare qui con loro. Sono una comunità di ragazzi volontari, lei ha spiegato che gestiscono, sì, a turno, e cucinano e offrono anche pasti caldi, quindi uno si prenota e con una cifra minima si può mangiare con loro. Infatti il bello è anche interagire con le persone quando si viaggia e quindi niente, noi stasera ci facciamo una bella cenetta, abbiamo aperto con la birra del Cristal del Portogallo in onore del Portogallo che abbiamo lasciato, sì, stamani, vero? Oggi sì. Oggi abbiamo lasciato il Portogallo, ma ci siamo portati un ricordino, la birra non arriverà tanto lontana. No, e ora gli tocca. Allora, buon appetito a tutti. E mi raccomando, e seguite i nostri video, ci trovate anche su Instagram, esatto, e sulla pagina Facebook, su Facebook. Mettete un bel mi piace e anche commentate a YouTube, esatto, ci fa piacere se ci lasciate qualche commento, domande, insomma noi ci fa veramente molto piacere se interagite con noi, ci tenete svegli, diciamo, dai, sì, e ci sentiamo parte insomma di una comunità. Eh certo, per rimanere in tema. Esatto. Quindi vi salutiamo. E ragazze, perché ragazzi, si dice sempre ragazzi, ma anche ragazze. Infatti. E ci vediamo nei prossimi video. Ciao. Ciao. Ciao ciao ciao. Ciao, ciao, ciao.